Ciao a tutte e ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Margherita e questo video è per un invito a un gruppo di lettura che secondo me ha un argomento che può essere interessante per tutte e per tutti. Allora, vediamo, intanto vi illustro un po' com'è e come funziona il gruppo di lettura che è legato al mio canale. È nato l'estate scorsa e abbiamo letto tra luglio e agosto Don Chisciotte. Poi durante la lettura si poteva commentare sul canale Telegram e poi che poi vi linko qui sotto, cioè vi lascio il link di invito se volete iscrivervi. E poi ci sono state delle dirette, una intermedia e una alla fine della lettura, molto piacevoli. Poi c'è stato un po' di interludio, ma ci dispiaceva chiudere comunque questo canale. Il canale Telegram è rimasto attivo e ci sono commenti delle varie letture personali che ognuno fa. Poi tra dicembre e gennaio, o tra novembre e dicembre abbiamo letto It di Stephen King. È stata un'altra lettura molto entusiasmante, anche quella commentata passo passo sul gruppo Telegram e poi ci siamo visti in una diretta finale. Adesso la proposta che vi faccio è a me piace. Adesso vedremo se incontrerà anche i vostri gusti. Al gruppo Telegram l'ho già un po' anticipato e loro mi hanno dato l'ok, quindi vi proporrò diversi testi e ci sarà un sondaggio. Ma andiamo subito a parlare di questi libri. Ecco qui, allora spero di aver creato abbastanza suspense. No, non era proprio mia intenzione. Allora, io ho pensato che a marzo c'è la festa internazionale, la giornata internazionale della donna. Una volta era la festa, adesso è la giornata ed è meglio perché comunica più un senso di riflessione e più che solo essere festaiolo. Che non si riduca solo a una cena tra amiche in pizzeria, ma a un momento per riflettere un pochino come stanno andando le cose nel mondo femminile e non solo, perché io proporrei delle letture qualcuna è improntata proprio a una scrittura femminile, altre invece proprio alle questioni più legate alla parità di genere o al gender gap, eccetera. Allora, prima un po' di dati, la parità di genere sarebbe, se fosse attuata veramente in tutto il mondo, sarebbe un incredibile e straordinario motore di crescita, perché tenere, come in alcuni paesi avviene, metà della popolazione inattiva e inoperosa e non in grado di generare ingressi economici è un danno per tutta la popolazione, non solo per la parte femminile, perché anche gli uomini si privano di un aiuto che potrebbe venire dal lavoro femminile per generare ricchezza. Ma questa parità di genere è anche stata inserita nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che risale al 1948, scritta dalle Nazioni Unite, e però in Europa in solo 6 paesi si ci sta avvicinando a questa parità, o che almeno sulla carta esiste questa parità, che sono Belgio, Danimarca, Francia, Lettonia, Lussemburgo e Svezia. In tutti gli altri paesi dell'Europa non c'è ancora e non si riesce ancora neanche ad avvicinarsi ad attuarla. Pensate che nel mondo mancheranno ancora 131 anni per raggiungere la piena parità, 162 per arrivare a un'emancipazione politica delle donne, 169 anni per il
raggiungere o per colmare il divario economico. E 16 sono, sembrano pochi, ma è una cifra grossa per il divario di genere nell'istruzione. Come siamo arrivati a questi livelli? Quando nel 400 avanti Cristo Platone scriveva queste parole nella Repubblica. Sentite, non vi è nell'ambito della gestione della città alcuna occupazione che sia propria della donna né dell'uomo, perché è un uomo. Le doti naturali sono parimenti disseminate in entrambe queste forme di vita. E poi, questo era nel 400 a.C. Io so che anche nei primi secoli dell'era cristiana, almeno i primi 2 o 3 secoli, le donne avevano accesso alle altre sfere della direzione nelle comunità cristiane. D'altronde nel Vangelo le donne hanno ruoli enormi e ruoli grandi, di grande responsabilità. Pensate che il messaggio della risurrezione è stato affidato a delle donne, erano le donne che erano andate al sepolcro e sono loro che hanno per primi visto il risorto. Quindi, poi com'è andata? E poi è andata che qualche chierico si è reso conto che le donne portavano al peccato, che le donne, secondo loro, erano fonte di peccato, che era meglio mantenersi integri e puliti, per accogliere lo Spirito Santo, come se, visto che Dio ci avrebbe creato così uomo e donna, dico, che peccato c'è, no? Comunque, non divaghiamo, non voglio farne un discorso religioso, ma è anche da lì che viene la sottomissione nel mondo occidentale della donna e apparentemente anche in quello islamico, anche se lo conosco meno, negli uomini che vogliono mantenere posizioni apicali, soprattutto in quello. A quello lo dobbiamo, quindi la carriera religiosa poteva essere fatta solo da uomini, i monaci, quindi depositari della cultura. Pensiamo bene a quello perché sono stati grandi diffusori di cultura, ma erano tutti uomini e quindi è stato un grande strumento di potere mantenere le donne sottomesse. Comunque, io non voglio, comunque siamo ancora in questa situazione. Se mancano gli anni che vi ho letto, che sono cifre terrificanti, ancora per arrivare a una vera parità di genere, io mi dico, cosa stiamo a fare ancora qua noi donne? Cioè, dobbiamo consegnare un mondo un po' migliore alle nostre figlie, ma per la mia generazione è già un po' tardi, io gliel'ho consegnato perché mia figlia è grande e occupa già il suo posto sociale, ma non ho fatto grandi lotte per questo, per consegnargli un mondo migliore, no? Pensate che si misurano già da diversi anni, viene regolarmente misurato il Global Gender Gap Index, che viene misurato e comprende 4 indici, ho letto, 4 direttrici, quella economica, ovviamente, poi il livello di istruzione, la conquista di posizioni politiche e lo strato di salute. E si misura dal 2006, quindi da 18 anni, ma da 16 anni, cioè da quando gli ultimi dati che ho trovato, il divario è diminuito solo del 4%. E quindi che cosa stiamo a parlare qui? Ci vuole impegno politico, ci vuole tanto, tanto impegno. Ebbene, io ho scelto delle letture proprio su questi argomenti e ve le sottoporrò adesso, quindi adesso entra la parte del video nella quale si parla veramente di libri e vi sottoporrò al vostro giudizio
5 libri dai quali ne sceglieremo uno da leggere tutti insieme e poi gli altri io me li leggerò comunque perché li ho acquistati apposta, però uno lo leggiamo insieme. Allora, il primo è un testo famosissimo, è un testo chiave per questi argomenti ed è Il secondo sesso di Simone de Beauvoir. È grande studiosa francese, studiosa di questi argomenti. Questo è un testo che, se sarà scelto, ci impegnerà, penso, per più di un mese, perché è scritto in questo modo qua e conta. Aspettate un po' che vado a vedere, c'è un'ampia parte di note e c'è una postfazione, però la postfazione comprende il testo in tutto e per tutto ed è di 715 pagine scritte in questo modo e quindi penso che se scegliamo questo dovremo dedicargli più di un mese. Poi, vabbè, questo ha bisogno di poche spiegazioni. Qui ci sono raccolti tutti gli studi femministi, ma non mi piace neanche tanto dire femminista, perché è un termine troppo riduttivo. La parità di genere riguarda anche gli uomini, perché dividere gli oneri e gli onori è comodo per tutti. Qui affronta lo studio dicendo che la donna è sempre vista come altro dall'uomo, no? Senza avere né diritti né opportunità di costruirsi come altra. E qui, vabbè, tutta la soverve polemica e cerca di chiudere con varie argomentazioni il circolo di vassallaggio e subalternità all'uomo e tutte le opportunità che si aprirebbero con questo. È un testo già che conta i suoi anni, non so quando è stato stampato. Nel 61 già, no, a Parigi, la prima edizione di Parigi nel 1949, quindi è già datato, ma penso che sia quanto mai attuale, perché se siamo ancora in questa condizione, abbiamo ancora bisogno di queste letture. Poi, un altro libro che è quello in realtà che mi ha fatto venire l'idea per questo gruppo di lettura ed è questo che ho comprato di Mirella Serri, Uomini contro. Mirella Serri è una docente universitaria di letteratura moderna e contemporanea e collabora con la Stampa, Rai Storia e Rai Cultura. E questa è il resoconto della situazione delle donne dal dopoguerra a oggi. Perché parte proprio dalle lotte partigiane nelle quali le donne hanno combattuto a fianco degli uomini, condividendone i rischi, condividendo con loro i rischi, condividendo la fame e spartendosi poco cibo che c'era, condividendo i nascondigli e insomma tutto quello che comportava la lotta clandestina al nazifascismo. Però poi è stata scritta la Costituzione anche con una collaborazione femminile, le donne erano poche ma c'erano. Però poi arrivati nella stanza dei bottoni, quindi avendo finalmente ottenuto innanzitutto una scheda elettorale per poter votare, ma anche poi arrivare anche la possibilità di essere elette, ma arrivate lì, hanno subito ogni genere di impedimento ad opera degli uomini di poter
di poter avanzare in questo impegno politico e quindi qui è narrata tutta questa storia, a cominciare da Nilde Iotti e sua grande forza e coraggio nel resistere veramente a tutti gli ostacoli che ha dovuto superare, soprattutto quando l'accusavano di avere un carattere umorale dovuto al fatto che era donna. E, insomma, è un altro libro importante. E questo penso che sia meno denso dell'altro, ma comunque sempre molto utile al nostro fabbisogno. Quest'altro invece ci riporta nell'attualità sempre più cruda dei nostri giorni e Ferite a morte di Serena Dandini racconta in prima persona la storia, cioè si immagina come siano arrivate, le vittime dei femminicidi a essere tali. E quindi sono tutti racconti di diverse donne uccise dai propri compagni, mariti, fidanzati, raccontato in prima persona. Quindi, qui dietro dice una Spoon River delle donne uccise per mano maschile, un libro che fa arrabbiare ma che non è possibile smettere di leggere. Non ci resta che ridere amaramente, verrebbe da dire, un'impresa che Serena Dandini è riuscita a pieno. E ecco, anche questo mi è sembrato importante per definire un po' il nostro gruppo. Poi, invece, questo è stato suggerito da una partecipante al gruppo di lettura su Telegram, Laura, che mi aveva lei stessa suggerito l'acquisto di questo libro e io l'ho comprato e poi lei l'ha suggerito di inserirlo nel gruppo. Questo è un romanzo ed è di Elisabeth von Arnim, Un incantevole aprile, e dice che lei l'ha già letto e per quello lo suggeriva e dice che è una scrittura molto molto femminile e anche questo ci porta ai discorsi che vogliamo fare con questo gruppo, quindi ci porta proprio al indagare ancora sull'animo femminile, sul mondo femminile, e questo parla. C'è anche un altro racconto, contiene anche il racconto Il giardino delle rose. Anche questo dice qui che è un racconto. I temi tipici von Armignani della libertà della donna, della sua insofferenza verso i vincoli parentali e matrimoniali. Invece l'incantevole aprile, a quanto capito, è una vacanza di quattro donne inglesi nella Riviera Mediterranea e vedremo come va la loro vacanza e come si sviluppa. Poi il quinto libro, che è l'unico che non ho ancora e che mi procurerò però presto, è Donna, Vita, Libertà, è una graphic novel di Marianne Satrapi. Io di Marianne Satrapi ho già letto, Il Tagliacuore e Persepolis, entrambi mi sono piaciuti molto, e questo apparentemente lei si è fatta affiancare da altre persone per narrare la storia di Mahsa Amini, che è stata barbaramente uccisa in Iran dalla polizia morale, con un pestaggio della polizia morale per aver indossato male il velo. E allora da lì parte questo suo racconto, poi con tutti i movimenti di protesta che appunto adesso si chiamano Donna, Vita, Libertà, che sono sorti all'indomani della morte della ragazza. E appunto si è fatta affiancare da altre figure, un fotografo, credo, e altre persone. Vi sarò più precisa se sarà il testo prescelto. E anche questo ovviamente potrebbe essere una cosa interessante per
per le nostre letture. Bene, spero che l'argomento vi interessi. Farò il sondaggio su Telegram. Potete commentare anche e votare anche sotto il video. Terrò conto anche delle scelte operate da chi segue il canale solo attraverso i video, e ci sarà anche il sondaggio su Instagram. Quindi avete diversi canali per esprimermi e per votare. E poi vi farò con uno short, vi comunicherò oppure lo scriverò sui vari social e vi comunicherò i termini entro quali dovete esprimere il vostro voto. E intanto, aspettandovi nel gruppo di lettura, uomini e donne, tutti per favore, aspettandovi nel gruppo di lettura, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti e ciao a tutte.